Voglia di dolce senza sensi di colpa? Sei nella cucina giusta. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti su Due Cuori, una Cappa. Oggi postazione un po' tremolante perché ero qui a fare una cosa e voglio subito condividerla con voi. Un dolcino senza peccato, tutto gusto, esagerato. Mettiamoci subito al lavoro e creiamo i nostri gustosissimi tartufini senza peccato. Ingredienti per i nostri tartufini troppo buoni. Due banane, più mature sono, meglio è. 25 g di cacao amaro, 120 g di cocco rapé, 25 g di goccine di cioccolato. Iniziamo subito. Come prima cosa schiacciamo ben bene la banana. Io faccio un po' fatica perché la mia è un po' acerba. Sono verdi, vabbè, non troppo verdi. E quindi i miei tartufini non saranno troppo dolci. Perché? Perché più dolci sono le banane, non essendoci zucchero, più dolci saranno i tartufini. Una volta ridotte a poltiglia le nostre banane, aggiungiamo i 20 g di cacao amaro. Ne ho aggiunti 30, shh, ma voi non ditelo a nessuno. Le gocce di cioccolata. A questo punto aggiungo anche 30 di gocce di cioccolata. Che volete che vi dica? Ma voi aggiungetene 25 e 25, perché la ricetta l'avevo studiata in quell'altra maniera. E il cocco, abbiamo detto un 120 grammi. Adesso impastiamo. Adesso per guarnire potete usare della polvere di cacao o dello zucchero a velo o dell'altro cocco rapé. Io l'ho finito, quindi non userò il cocco rapé e userò il cacao amaro. Anzi, li coprirò alcuni di zucchero a velo e altri di cacao. Da accontentare tutti, diciamo, un pochettino. Io li sto mettendo nello zucchero a velo perché la mia banana era proprio verde. Ma quindi... no, verde, era proprio punitiva. Ah, non esagerare. Ma questo ho trovato. Ma anzi che te le ho portate. Ecco, vediamo se mi rispondi con la telecamera accesa. Cosa? Quando vostro marito, no, vi fa un favore che non è un favore per voi, perché voi state facendo una cosa per la famiglia, e vi dice anzi che lo portate, a voi cosa viene da fare? A, prendere il tartufino e spiaccicarglielo sulla fronte. B, non dargli i tartufini. Esagerato sei. C, mandarlo a quel paese. D, non farlo pranzare per i prossimi 745 giorni. D, come divorzio. D di domodossola, hai sbagliato. Fatemi sapere cosa fareste. Ok, facciamo tutte le palline e poi in frigo 3 orette prima di servirle. Aggiungo il cacao. Visto che golosi questi tartufini, provateli, fatemi sapere se vi piace il gusto. Potete arricchirli con un po' di zucchero, potete arricchirli con un po' di rum. Io li ho lasciati semplici e sono andati veramente a ruba. Fatemi sapere cosa ne pensate con un dolcino semplice che ci possa preparare all'estate. Oggi vado di rime. Bene, andate a preparare i vostri tartufini e noi ci rivediamo sempre qua, nella vostra cucina virtuale. Ciao!